Ciao, sono Jeremy e oggi volevo condividere con voi una mia breve meditazione dal titolo Chi è il mio prossimo? Iniziamo subito con Marco 11, versetto 28 fino al versetto 34, che dice: Allora uno degli scribi che aveva udito dalla loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: Qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: Il primo di tutti i comandamenti è: Ascolta Israele, il Signore Dio nostro, è l'unico Signore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro, e hai detto secondo verità che vi è un solo Dio, e non ve n'è alcun altro all'infuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno ardiva più interrogarlo. Voglio farvi notare che in questo versetto, nel versetto Marco 12, versetto 32, dice: Il secondo è simile a questo: Ama il tuo prossimo come te stesso. Poi dice: Non vi è alcun comandamento maggiore di questi, cioè quello dove dice che dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Ora, voglio farvi conoscere chi è il prossimo. Cosa ha fatto il buon Dio per farci conoscere chi è il prossimo? Ha raccontato una parabola. In Luca 10, versetto 25 fino al versetto 37, che dice: Allora, ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli rispondendo disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, come ho detto prima, che è tra i comandamenti più importanti. E poi continua il versetto: Con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli disse: Ha risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei ladroni, i quali, dopo aver spogliato e coperto di ferite, se ne andarono, lasciando mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto dell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari e li diede al locandiere, dicendogli: Prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: Colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: Va e fa anche tu lo stesso. Puoi evidenziare la parte dove dice: Un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione, e accostatosi fasciò le sue piaghe e versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sopra la propria cavalcatura e lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Adesso voglio dirvi:
chi era il prossimo? Il sacerdote, il levita o il samaritano? O cui che era ferito? Andiamo a vedere insieme in Luca 10, versetto 36, che dice: quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui, cioè il samaritano. Gesù gli disse: va e fai anche tu lo stesso. Quindi il prossimo non era il ferito, era il samaritano, quello che l'ha curato, quello che si è preso cura di lui. Quindi il prossimo non è chiunque, non come quelli che dicono il tuo prossimo è a fianco a te. Non è vero, il tuo prossimo non è a fianco a te, il mio prossimo non è a fianco a me. Il prossimo siamo noi, i cristiani, quelli che si prendono cura delle persone, non le persone ferite. Siamo noi che siamo i prossimi. Questo ce lo conferma Galati 6:10. Dice: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Chi sono coloro della famiglia della fede? Coloro della famiglia della fede sono i cristiani, noi figli di Cristo Gesù. Noi siamo i prossimi e dobbiamo prenderci cura principalmente dei cristiani, quelli che fanno parte della famiglia di Dio. Quindi questo ci insegna che il prossimo non è chiunque che abbiamo al fianco, il prossimo siamo noi e dobbiamo prenderci cura dei cristiani, quelli che credono in Dio, quelli convertiti. Vi lascio con una breve preghiera. Padre, aiutaci a capire la tua parola. Aiuta le persone che non capiscono la tua parola ad capirla e aiuta tutte le persone in modo che aprano gli occhi e si convertino. Nel nome potente del Signore Gesù. Amen.